Famiglia, buenos dias. Queste purtroppo sono le mie ultime ore qua nel paese, a Santo Domingo. 2 mesi sono letteralmente volati, cioè si sa quando si sta bene il tempo vola. Quindi venite assolutamente. Spero di avervi portato contenuti che vi abbiano fatto appassionare a quest'isola, perché lo merita tanto. Infatti vi ho portato sia quelli positivi che anche quelli negativi purtroppo. Oggi però cosa andremo a fare? Non vi ho ancora fatto vedere l'altra parte della città. E tra l'altro ho trovato una guida fuori di testa, cioè lui è davvero un matto andare in moto, un pazzo scatenato, mi raccomando non prendete esempio da lui. E verso la fine andrò a rispondervi un po' anche a tutte quelle domande che mi avete fatto, che ho visto super super curiosi. Quindi non perdiamoci tanto tempo, che sono qua bello caliente, e andiamo! Vediamo qui la situa com'è, ecco, eccola, eccola! Dale, dale! Guarda che i freni funzionano qua il Peppino, che è tutta dritta. Dai, gatto, via, grazie! Ho fatto il patentino di te. Buona. Suena, suena, suena bien. Le gusta il suonino. Ragazzi, qua qui la griglia di partenza. Arriva, arriva! Porco cane, che buche! Oh, io penso che il bro lavora tipo qua. Dimmelo, Vanito! Oh, miralo! Eccolo, ragazzi, è lui il pazzo. Dime, come sta? La scelta, dove viene? Stiamo bien, grazie. Ai, che buono. La voglia, la patata di coppia. Sì, è essa, sì. Ma guardatelo! È già bike life qua la situazione. Woohoo! Dai! Wow, ne ho visti di matti, ma come lui, ragazzi, pochi. Ah, perché per quella motorina è impennare, è un bel cancello, ve lo dico. Barbiere qua in mezzo alla strada, che grandi. Uepa! No! Mi sento local! Guardate qua, guardate! Facendo faccende! Ovviamente, ragazzi, non fatelo a casa, questo è fuori controllo. Dai, col mano! Praticamente si fa tutta la città in impennata lui. Hello, motherfucker. Oh, non si stanca mai, davvero, sarà un'ora che va avanti a impennare così. Oh, tu sabes mucho, eh. Oh, no, nos vemos entonces. Tengo un viaje mañana. Muchas gracias de todo. È stato davvero un piacere conoscerlo. Fermi tutti, quasi non ci credo. Stavo un attimo guardando le storie e ho scoperto, ragazzi, che c'è qua Mambo Losco a Santo Domingo, alla Repubblica, ed è incredibile. È tipo 2 rette di distanza da me. Io ho detto, ma sì, dai, provo, facciamo la pazzia. Anche se ho l'aereo alle 6, devo riuscire a incastrare il tutto e speriamo di farcela, quindi andiamo subito. Strada, ragazzi, costa 1 euro, credi, e si paga solo l'andata, non anche il ritorno. Le strade comunque sono buone, eh? Niente da dire. Ora andiamo. Aggiornamento, ragazzi, mi dice che siamo arrivati. E tra l'altro, mamma mi ha anche risposto, dovrebbe essere un po' giù di là, da qualche parte. Ora inizia la ricerca. Ok, qua c'è anche la macchina, è questa qua. Mi sento che siamo nel posto giusto. Già l'ho beccato, ragazzi, è là. Ma qualcuno lo conosce questo losco qua o che? Denti più bianchi di Santo Domingo. Mamma mia, lui ha cercato. Ora, ragazzi, ve la butto lì, 50.000 like. Insegniamo al Mambo ad andare in moto, va bene? Ovvio, bro, foto in diretta. Ma guardate, guardate. Non lo lasciano tranquillo un attimo. Sì, il Mambo. Bene, ragazzi, l'abbiamo fatta. Oh, allora, dobbiamo comprare... Adesso, piccolo spoiler, compreremo una fottuta moto. Mamma mia, così in diretta proprio lo dici. Cioè, avete capito, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Thank you.
assolutamente da fare, famiglia, è venire a Boca Chica, che è la spiaggia più vicina a Santo Domingo, la capitale. E qua tra l'altro trovate i jet ski e le moto d'acqua a pochissimo, e non serve né patente né limite d'età, e vi divertite un sacco. Quindi la direzione è proprio quella. Ora andiamo, che ho le ore contate, ma voglio fare tutto oggi. Fuego en mi corazón. Arrivata. Qual è che mi sta derubando, cazzo? Mi sta derubando, ragazzi. 2000. Mira Loki. Saluta anche l'amico d'Italia. Come ragazzo, come vai? Andiamo a fuego, andiamo allora. Dai, mi ha trattato bene, ha fatto 50 euro di scuola. Dimmelo, cappuccino. Già sta ready? Mi pongo questo? Sì. Okay. Com'è la vaina? Nel lavoro, tu sai, trattando di piccare. Ah, sì, mimo. Ah, la vaina sta buona. Tu crees votarte tú solo o tú crees que se monte contigo? No, solo, claro, solo. Claro, sí. Sí. O si no, si hay una chica bonita, está bien. Hasta yo lo quisiera. Hoy te cae morena. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Aspetta che non ci vedo bene, metto... Figa, voi state soffrendo, eh? Ahí se prende. Aquí se prende. Oh, wow, wow, wow. Andiamo al fuego. Guardate, qua se la cillano. Wow. Santo Domingo così, ragazzi, solo fiesta. Opa. Allora ragazzi, essendo noleggio fanno schifo di motore, cioè nel senso, se ne provate una seria va al triplo. Però la situazione, il sunset, le vibes qua con la gente in parte che gira le barche, la rende davvero fighissima. Quindi da fare assolutamente. Approvate anche i jet ski. Opa! Woohoo! Voglio provare a fare una cosa che in teoria non si potrebbe. Avviciniamoci un po' a quella nave. Il bello è che qua con le regole sono molto morbidi, quindi non vi dicono niente alla fine. Cioè è enorme, ragazzi. Wow! Pazzesco! Meglio andare! Bene famiglia, ora andrò a rispondervi un po' a tutte quelle domande che mi avete fatto. Sono tantissime, quindi ho voluto un po' racchiuderle tutte in una praticamente. Tra cui, quella principale è: quanto ti è costato il viaggio a Santo Domingo? Vi dico solo che sono in giro da 2 mesi esattamente, e quindi la cifra è folle, anche perché ho voluto fare di tutto, me la sono viaggiata, sono andato anche in un altro stato, a Miami, e quindi è lievitato parecchio. E parliamo di 5.600 euro. Ora vi spiego un po' quelle che sono state anche delle tecniche per risparmiare, perché sennò la cifra sarebbe salita notevolmente, tra cui il biglietto di volo per il viaggio, che mi è costato esattamente 390 euro, che è una cifra molto bassa rispetto ai voli diretti che ci sono, perché vi dico, prendere il volo diretto vi costa intorno ai 1.000-1.500 euro. Facendo la tecnica che ho usato io, che ve la spiego, risparmiate un sacco di soldi. E qual è la tecnica? Ovvero prendere il volo da Milano a Madrid. E perché Madrid? Perché è una delle città con più sudamericani in assoluto, lì ci sono voli che partono ogni giorno, mentre invece da Milano a Santo Domingo parte tipo 3 voli al mese, capito? Quindi quelli pochi che ci sono costano davvero tanto. E da Madrid ho preso un altro volo fino a Las Americas, che è l'aeroporto di qua. Questa è una delle tecniche principali per risparmiare. Poi
Altra spesa folle è stato il peppino, ragazzi, lo scooterino, che mi è costato 1.400 euro. Però aspettate, non è né tanto né poco, nel senso che io l'ho visto più come un investimento, perché i due tempi non lo fanno più, quello scooterino è molto raro. Infatti solo a portarlo in capitale, che io l'ho preso molto fuori, me lo valutano già qui 300 euro in più. Ma vi dico subito, non lo vendo, perché da qui magari a 10 anni il prezzo schizza alle stelle. Un po' come il Banshee, non so se ve lo ricordate che ve ne ho parlato. Costava 5.000, adesso lo trovate a 30.000 dollari, prezzi assurdi. A proposito di investimenti, famiglia, volevo parlarvi di Wolf Trade. Chi sono? Sono dei ragazzi, Marco e Andrea, che si occupano nella formazione del trading online. E qui, oddio messicano, cosa stai dicendo? No, fermi tutti. Loro operano nel settore ormai da anni, per chi mi conosce su Instagram lo sa. Esattamente più di un anno fa mi sono affidato a loro e io, che non ne capivo niente, abbiamo deciso insieme una cifra da investire e loro si sono occupati davvero di tutto. Loro sanno davvero operare sul mercato, infatti sono anche affiancati dai team d'esperti, realizzano quello che sono anche delle live su YouTube, proprio per farvi capire che c'è della massima trasparenza con loro. Ora, non vi sto dicendo di andare a investire il vostro capitale, ma di valutare, soprattutto di informarvi, anche perché a lasciare fermi i vostri soldi con l'inflazione non farete altro che perderli ogni giorno sempre di più. Quindi valutate queste forme di investimento, anche perché, come nel mio caso, sono riuscito a pagarmi tutte queste spese della vacanza e soprattutto reinvestire nel canale, cosa che se no magari avrei portato sempre le solite cose e sarebbe andato tutto in monotonia e chissà come sarebbe andata a finire. Così penso di aver dato un po' una svolta a tutto questo, quindi io vi lascio il link in descrizione, vi ripeto, informatevi che non costa nulla, è solo per maggiorenni e magari a fine anno vi potrete fare la vostra vacanza da sogno o comunque comprarvi le vostre cose. Bene, e ora andiamo avanti con queste spese folli. Purtroppo un'altra delle spese più folli in assoluto è stata, per chi ha seguito la serie, il peppino quando l'ho grippato. Appena preso, ragazzi, ho fatto davvero il rettilineo di casa mia, lì avanti e indietro. Si è grippato subito. Questo per dirvi, quando acquistate una moto e tutto, provatela a fondo, perché se mi fosse successo dal tipo sicuramente ci saremmo venuti incontro col prezzo. Così ho preso la mia fregatura e me lo sono dovuto pagare tutto io. Infatti ho dovuto sostituire pistone, cilindro, anche il carburatore, ho dovuto comprare anche il serbatoio, altre due cosettine, alla fine le massette dei rulli, per un totale di 450 euro. E questa è stata una delle spese più toste, anche perché l'avevo appena comprato, quindi mi è pesato tantissimo. Però ora funziona, va bene, fortunatamente ogni tanto fa qualche scherzettino la carburazione, però si sa, è due tempi così. Quindi cosa faremo adesso? Andremo a coprirlo bene, a portarlo in casa, perché i prossimi mesi li passerà al chiuso, per non lasciarlo al sole dove si andrebbe a usurare completamente. Lucidare tutto, pulire, un bel detailing e si vede proprio la differenza, come nuovo, spettacolare. Ora si può dire che fa parte dell'arredamento, infatti lo lascerò qui in casa al chiuso, così non si usura. Vi ho dato un po' quella che è stata la mia esperienza. Consigli che vi do di viaggio assolutamente è chiedere quanto costa. Non date mai tutto per scontato, dire sì dai andiamo, faccio. No, prima chiedete quanto costa, soprattutto qua in Sud America, perché poi inizia la contrattazione, loro sparano alto perché siete turisti. Voi gli dite no dai è troppo così, allora bam, buttano subito al ribasso e fa, per dire, a volte si porta via un viaggio piuttosto che un'escursione a metà prezzo, capitemi bene. Quindi fate questo giochino qua, chiedete quanto costa e andate a contrattare. Spero di esservi stato di aiuto, spero che questa esperienza vi abbia coinvolto anche voi, vi sia piaciuta e tutto, perché io sono, diciamo, torno in Italia con un bel bagaglio, se così si può dire. Alla prossima, ragazzi, mandate quel tasto like, noi ci vediamo in un prossimo video. Fuego, adios!